Buongiorno Ninja da Tavola e benvenuti in un nuovo video ed ovviamente benvenuti in una nuova challenge. Giovedì 19 agosto, le 8:40 del mattino. Dopo una miriade di calorifiche food challenge, oggi finalmente sono riuscito a trovare il tempo per portarvi un nuovo cheat day. E lo farò in compagnia del mio caro cognatino Manuel, il quale controllerà questa mia giornata di sgarro, appunto. Sei pronto, amico mio? Certo che sì, Thomas. Intanto mi presento, io sono Manuel. Ciao ragazzi. Oggi ti porterò in giro per Ferrara, che è la mia città, e ti farò visitare qualche localino, soprattutto ti farò mangiare in qualche localino, e soprattutto deciderò quanto tu dovrai mangiare. Beh, sappi che io comunque ho un gran appetito. Ma togliamo una curiosità, hai sento quante tappe faremo in questo tour gastronomico? Certamente. Tante. Facciamo prima. E naturalmente, come in ogni vlog cheat day, vi metterò il prezzo di ogni singola tappa che faremo. E in più, siccome siamo stati sfidati dai miei amici di Satispay, andremo a consumare questi pasti solo nei locali che sono convenzionati con questa applicazione. Te ce l'hai Satispay, Manu? Certo. Chi è che non ha Satispay al giorno d'oggi? Ma che cos'è Satispay? Ve ne parleremo più tardi. Intanto che ne dici, Manu? Andiamo a fare colazione? Dai, andiamo, dai che ora, via. Prima tappa, Manu, dove ci troviamo? Ci troviamo proprio nel cuore di Ferrara, in pieno centro, via San Romano. Alle mie spalle c'è il Papa Re, che è un bel barettino dove fanno splendide colazioni e tante altre cose, dove anch'io vengo spesso quando mi trovo qui in centro e ti voglio portare. Va bene, andiamo all'interno a vedere cosa mi farei mangiare oggi. Andiamo. Sono le 10 spaccate e partiamo con il primo pasto di questo cheat day, Manu. Cosa hai ordinato per me? Allora Thomas, ti ho preso una classica chantilly con frutta fresca, una carbone vegetale, crema al pistacchio e cioccolato fondente e una doppia cioccolato e nocciole. E in più ti ho ordinato il cappuccino, che so che ti piace il cappuccino. E invece per me è una carbone vegetale, cioccolato fondente, confettura e lamponi. È una spremuta d'arancia. Vabbè, che ne dici, partiamo a mangiare? Partiamo. Io partirei con questa crema chantilly. E io c'ho solo questo invece. Taste test. Luigi, tu per me? Amazing! Ma non hai gridato tanto. Comunque è veramente buona, mano. Mamma mia. Ma è proprio gusto di crema, guardate che roba. Io lo inzuppo nel cappuccino, Guarda Thomas che spettacolo. Una è andata. Vado con la seconda mano, quella con il pistacchio e cioccolato fondente, come nella mia. Con pasta e carbone attivo. Carbone vegetale. Ah, carbone vegetale, pensavo carbone attivo. Ma questo impasto migliorerà le mie flatulenze? Speriamo di sì. Giusto per il locale. È fenomenale questo. Guarda che spettacolo, la fusione di creme fra quella al pistacchio e quella al cioccolato fondente. È già finito. Questa invece come la chiami, Manu? Doppio cioccolato e nocciola. Ma non è un croissant? Cos'è, una sfoglia? Sì, sembra. Crunchy, fantastica. Visto, intanto è passata una patata. Cameriera. Da notare come il mio tavolo sia completamente sporco e quello di mio cognato sia completamente pulito. Io sono un po' zozzo, vabbè. C'è passaggio qui. Ultimo sorso di cappuccino. Conosci Salt B? Chi? Salt B. Cappuccino. Ultimo sorso. E il primo pasto è andato. Paghi te o pago io? Io non ho contanti. Beh, neanche io ho contanti, però abbiamo Satispay. Ma che cos'è Satispay? Satispay è un'applicazione che vi permette di effettuare i pagamenti. Non utilizza l'NFC come le altre carte di credito, ma funziona con il QR code. Quindi registrandovi a Satispay, inserendoci dentro il vostro IBAN, potete ricaricare il vostro conto come se fosse un piccolo portafoglio, così da poter pagare all'interno di ristoranti, locali o altre attività che offrono il servizio Satispay, senza nessuna commissione, mio caro amico Manu. E ora seguitemi che vi faccio vedere come si effettua questo pagamento. Pagare è molto semplice, quanto ti devo? 11,70€. 11,70€, quindi andiamo da Papare Ferrara, inseriamo 11,70€, inviato Thomas Maranduzzo, in arte Thomas Angry. Grazie mille, super gentile. Bello. Comodo e semplice. Seconda tappa della giornata, dove ci troviamo, Manu? Ci troviamo da Dario, che è un bar pasticceria sempre in centro a Ferrara, dove fanno aperitivi, primi piatti, ma adesso è l'ora dell'aperitivo, perché a Ferrara ci si ubriaca già dalla prima mattina. Anche in Veneto, sia chiaro. Sono le 10:55, neanche l'ora di smaltire la colazione, che è già orario di aperitivo. Manu, cosa hai ordinato adesso? Abbiamo anticipato l'aperitivo, due bei spritz Aperol e tramezzini, pomodoro, mozzarella, insalata e crudo e insalata. Allora cin cin, cognatino mio. So refreshing. Vabbè, ti mangi un tramezzino? Ma sì, dai, ti frego qualche caloria. Allora tu vai di crudo, mentre io vado di mozzarella, pomodoro e lattuga.
mi aspettavo un altro gusto per essere un tramezzino. Ma perché un tramezzino questo? Non sembra affatto un tramezzino. Ah, lo chiamano così. Comunque è buono, eh? Sto sbriciolando come te. Hai imparato dal maestro. Qui c'è passaggio di patata, vedo solo teste bianche. No, no, io le vedo invece. Provo anch'io il tramezzino con il crudo. Ma sai che preferisco questa pasta sfoglia invece del classico tramezzino bianco? È buono questo. Ah, sì. Buono anche lo spritz, eh? Ultimo pezzo. E questo, ma non tuo. Alla fine della giornata, se no sono 10 kg in più io con te. Il video è che devi mangiare tu, io devo scegliere quello che tu mangi. Potremmo un giorno però fare un full day off aperitivo. Qui ti batto, eh. Lo so, bevi tanto. Qui ti batto. Sembra quasi tu abbia del sangue veneto in te. Ultimo sorso è per me. È bello averti battuto almeno in una cosa. A posto, tempo di pagare. Come sempre mi affido a Satispay. Praticamente vi basta scaricare qui con il QR. Molto semplice, vi faccio vedere. Sono 14. 14 euro. Inviato. E io 100. Semplice. Grazie mille signora. La cosa figa è che con l'applicazione Satispay potete trovare tutti quanti i locali che usufruiscono di questo servizio. Infatti il mio cognatino Manuel sta cercando un ristorantino dove pranzare. Hai trovato qualcosa? Certo Thomas, grazie all'applicazione Satispay ho trovato proprio un ristorantino qui a due passi. Quindi terza tappa della giornata, dove ci troviamo mio caro cognatino? Ci troviamo al ristorante Pizzeria Basilico. Adesso Thomas voglio farti assaggiare qualche specialità tipica ferrarese. Io in questo ristorante non ci sono mai venuto, ma voglio sperimentarlo assieme a te. È sempre bello sperimentare qualcosa di nuovo, no? Eh certo. Sono sicuro che mia sorella non sarà d'accordo con questo. Se ne farà una ragione. Comunque andiamo a mangiare. Sono le 13 del pomeriggio e finalmente è l'ora di pranzare. Manu, noto una leggera discrepanza nelle portate che ho ordinato. Beh, ovviamente a te ho ordinato un bel piatto di cappellacci al ragù ripieni di zucca e i cappelletti alla panna ripieni di carne. Ovviamente te due piatti singoli, invece io un bis perché sono una persona normale, mangio normale. E tutto accompagnato da un litro di pignoletto. Pignoletto frizzante? Allora facciamo un brindisi. Esatto. Cin cin a noi. So refreshing, non lo dice mai. Mi consigli il formaggio? Eh beh sì, certo, eh. A me piace mischiare sempre i sapori e i gusti, però non so a te. Lo inverto così lo avvicino. Allora inizia con i cappelletti. No, no, inizio con i cappellacci. Test, test. OMG. Amazing. Avevi mai mangiati, eh? Di quelli no, di zucca, no? Con i ragù, si sposa la grande. Porca miseria, mangiate bene quei Ferrara, eh? E quelli ferraresi sono i più buoni. Sono veramente fenomenali. A farci una challenge questa roba. Tra l'altro, voi non lo sapete, ma Manuel è anche un ottimo cuoco. Mi diverto, mi piace. La prossima volta, allora, a casa mia ti faccio tutte le specialità io. Sfida accettata. Volevo farvi vedere l'interno ripieno di zucca, appunto, guardate che spettacolo. Sei contento, allora, della scelta che ti ho fatto? Veramente sì. Ultimo cappellaccio. Ultimo cappellaccio. E cin cin. Tu al caso ubriachi oggi. Vabbè, se me lo concedi io faccio scarpetta, si usa fare qui a Ferrara. Soprattutto quando il ragù è buono. Vai, vai. Tanta roba, pane e cipolla comunque, eh. Fai venire voglia anche a me. Non sembra ma stiamo mangiando, eh. Anche perché tu mi insegni qual è il piacere più bello della vita. Il secondo. Pulito. Faccio un inforzino io, mano. E adesso invece andiamo a provare i cappelletti con panna ripieni di carne. Ci sono dimenticato una cosa importante. Il formaggio abbonda. Il formaggio abbonda nella bocca degli affamati. Questi praticamente diciamo che sono i classici tortellini in brodo. Anche. Questi li mangiamo di Veneto comunque. Però sinceramente qui hanno un altro sapore. Non sei più buoni i nostri. Dite indietro Veneto. Esatto. Oh, comunque scendono come l'olio, eh. Molto buoni, veramente. Perché oggi fa caldo, quindi bisogna idratarsi. Quando vuoi venire sei sempre ben accetto, eh. Se mangiamo e beviamo va benissimo. Essere pagati per fare sto lavoro. Ultimo. Che dirò, veramente apprezzato questo pranzo. Potremmo girare un video full day of cappellacci? Buona idea. Io direi di chiedere 20.000 like per questo video.
almeno. Vabbè, cin cin, caro cognatino, noi finiamo di bere questo vino off camera e ci vediamo ovviamente al pagamento con Satispay. Accetti Satispay, giusto? Certo, sono 60 in totale. Andiamo col QR code, 60 euro, inviato, ti è arrivato? Sì, accettiamo, perfetto. Semplice, innovativo. È molto più rapido del posto, soprattutto. Grazie mille. Quarta tappa, dove ci troviamo, Anu? E ci troviamo all'era glaciale gelateria, anche questa tipica di Ferrara. Tu, a proposito, come sei abituato a mangiarlo il gelato? Beh, di solito prendo o la coppetta o il cono. Invece non sarà nessuna delle due, adesso ti faccio vedere come te lo farò mangiare. Mi hai messo proprio una grande curiosità. Sono le 14:20 e dopo i cappellacci e un litro di vino e un caffè che non ho registrato, è l'ora del gelato. Cosa mi hai preso stavolta, Manu? Allora, adesso assaggerai questa splendida focaccia gelato con tre gusti: pane ferrarese, pistacchio con Nutella e caramello salato. È meglio mangiarlo immediatamente perché si sta già sciogliendo. E tu non hai ordinato nulla. Come faccio a starti dietro, Thomas? Qui abbiamo poi lo sfondo dell'imponente Castello Estense. Guarda che bello. È buono? Buono, sì. Gusto il pane ferrarese. Sì. Dio mio, che buono! Hai mangiato la focaccia? Una volta solo a Genova. Invece da noi vi va molto. Faccio un piccolo focus qui e ora do un bel morso con la brioche, appunto. Posso chiamarla brioche? Sì, brioche di gelato. Tanta roba, mamma mia. Fa venire voglia anche a me, però. No, è veramente favoloso. Vediamo sempre se riesco a fare un bel focus. Ho perso una caloria. Solo che qui c'è veramente una luce assurda. Mamma mia, che caldo. Siamo al... cos'è oggi? 19 agosto. 19 agosto. Tento non scorgerti che voli giù, che lì c'è l'acqua. Anche perché non so nuotare. Fanno certa impressione. Pistacchio. Altro focus solo per voi. Semplici calorie qua, Infatti per quello non l'ho preso. Cazzo, è divora. Oh, questo caldo. Ultimo morso. E anche la quarta tappa è andata. E adesso? Ti porterò da qualche altra parte. Qua è un pozzo senza fondo, ragazzi. Come sempre mi affido a Satispay per pagare. Quanto ti devo? 3,50€. 3,50€, l'era glaciale, vada. Inviato. Va bene, grazie. A te. Quinta tappa, se non ero, mio caro cognato Manuel. Ma dove ci troviamo? Abbiamo già abbandonato Ferrara Centro. Siamo tornati verso casa. È già finito questo GT Day? No, no, non è finito. Aspetta, voglio farti assaggiare la miglior pizza di Ferrara, secondo me. È una pizza fantastica, eccezionale, che è qui proprio sotto casa mia, la pizza di mamma. E adesso l'assaggerai e poi mi dirai se non è la miglior pizza che tu abbia mai mangiato. Anche perché me ne hai parlato un sacco di volte, tutte le volte che sono venuto a trovarti, non l'ho mai assaggiata e finalmente oggi lo potrò fare. Esatto, eri sempre in dieta, ma stasera te la mangi. Sono le 16:50, finalmente è arrivato l'ora del salato dopo il gelato, Manu. Cosa hai ordinato qui per me? Allora, ti ho ordinato una bella pizza Napoli, quindi con le acciughe e origano, e poi voglio farti assaggiare questa specialità che sono i ceci, o farinata di ceci, però noi a Ferrara li chiamiamo semplicemente ceci. Il tutto accompagnato con un icnusa, vedo. Qua ci ubriachiamo oggi. Cosa, gelato con la schiuma, forse? Chissà di sì. Cin cin. A noi. Mamma mia, la birra che è rinfrescante adesso. Quindi tu ti mangi la farinata, io la pizza, non ho capito. No, 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 tu ti mangi tutto. Io ordino per te, non sono io che devo mangiare. Vabbè, allora io partirei con questa pizza Napoli con le acciughe. Qui, Thomas, esigo un doppio amazing. OMG, triplo amazing! Triplo! No, veramente, Manu, l'impasto è fenomenale. Si scioglie in bocca. Mamma mia. Addirittura un triplo amazing. Gaetano, hai trovato pane per i tuoi denti. Sì, per me è una sofferenza vederti mangiare, io no. È il mio cheat day, non il tuo. Faccio un altro focus solo per farvi vedere. You suck! Porca miseria, mannaggia a me. Pezzettone di mozzarella. Che cesso che sei. No, ma era per testare se l'impasto è effettivamente un buon impasto. Giusto, vero, vero. No, no, scusa. Confermo, ottimo impasto. Io non resisto, scusa. Ah! Gli ho fregato una caloria, adesso si incazzerà. No, sei mio cognato, tutto con cesso. Quindi la tua pizza preferita è la pizza Napoli con le acciughe? Se uno vuole gustarsi la pizza, no, o margherita o comunque Napoli. Se vuoi assaporare la pizza, poi no, se la infarcisci tutta... Non è più pizza. Buona, sul serio ti dirò, sono sicuro che di queste pizze potrei mangiarne 10 senza problemi. Lanciamo la sfida? Lanciamo la sfida alla pizza di mamma. 2,8 kg di pizza. Di più, Manu, sono 280 grammi solo il panetto. Giusto, solo il panetto, è vero. Quindi sembra una pizza sottile, ma in realtà 280 grammi di panetto più gli ingredienti, sopra mezzo chilo di sicuro. Però non si sente, è proprio leggera, si sale in bocca. Troppo gentile. Refreshingati. Ultimo pezzettino. E adesso ciliegina, mettiamo sopra. Facciamo cambio, più bello. A te il pepe piace? Perché questi vanno mangiati col pepe. Minchia, me ne scappato. Che miseria, è gelato il pepe, mi sa. Proviamo sta specie di farinata di ceci. Sembra quasi una frittata.
Molto buona, ma mi ricordo tipo la frittata comunque. No. È bella perché è croccante, morbida. No, veramente buona. Però ti ripeto, mi sembra di mangiare la frittata, non so perché. Adesso gliene frega un pezzo perché uno non resiste, due non capisco. Non c'è l'uovo dentro. Assolutamente, solo farina di ceci questo. Però le mie papille gustative sono andate a mignotte. Tu preferisci la farinata o la pizza? La patata. Concordo. Beh, vado un'altra fettina. Io se avrò le uova in testa, non mi sembra di mangiare uova. Perché la vedi gialla. Non sembra, ma mi stai facendo mangiare oggi, eh? E mica finisce qui, eh? Ultimo pezzettino. Kimchi. Oh, Dio mio. Buono, tutto a posto? Possiamo andare alla prossima tappa? Sì, un secondo solo, Manu, perché volevo aggiungere un'ulteriore informazione di Satispay. Perché ogni volta che effettuate una transazione con Satispay, non vi vengono scalati i soldi direttamente dal vostro IBAN, ma bensì dal vostro conto Satispay, che viene ricaricato ogni settimana impostando un budget che va dai 25 ai 300 euro. Io, ad esempio, conoscendo il mio appetito, l'ho impostato 250 euro. Anche se oggi, sinceramente, dovendo pagare da mangiare a mio cognato, dovevo metterlo a 300. Cosa vorresti dire? Niente, te lo dico dopo. Quindi, ogni fine settimana, se il mio conto sarà inferiore a questa soglia, Satispay ricaricherà in automatico quest'ultimo, raggiungendo il budget stabilito, in modo tale da avere il portafoglio sempre pronto per l'uso. Conveniente questo Satispay, specialmente quando paghi tu. Hai capito, mio cognato? Quanto ti devo? Sono 14 euro. Posso pagare con Satispay? Sì. 14 euro la pizza di mamma, giusto? Sì. Via. Fatto, accettato. Easy, semplice. Grazie mille. Grazie a te. Sesta tap. Ma ti sei cambiato? Beh certo, siamo passati da casa. Hai fatto bene mentre io sono rimasto sporco com'ero. Tu devi rimanere così, il vero guerriero è così. Comunque, dove ci troviamo, mio caro cognato? Adesso ti porto al Norma's Burger Bar. Qui fanno degli hamburger proprio eccezionali. Li ho testati io, posso dire che sono veramente strepitosi e quindi voglio farteli provare. E sono lieto di provarli, perché mio caro cognato adoro gli hamburger. Sono le pizza 9 e 10 e ancora una volta mi sa che mangerò da solo, giusto Manu? Eh certo, star dietro a te. Cosa mi hai ordinato questo giro? Allora, questo giro ti ho ordinato il The Bearded perché mi ha ispirato la tua barba, quindi questo è un hamburger barbuto. Doppio hamburger, bacon, c'è un po' di tutto lì. E poi, ovviamente, le patatine dolci. Però visto che almeno ti sei ordinato la birra. Ti faccio compagnia così. Cinci, allora. Vogliamo dirlo fuori telecamera? È già la seconda che beviamo comunque. La seconda adesso, quelle prima non diciamo. Porca miseria, sono mezzo ubriaco. E guardate che spettacolo. Taste test di questo Bearded Burger. Primo morso. OMG! Fucking good! Mamma mia, che esplosione di gusti! Guardate che food porn, mamma mia! Uno dei migliori panini che mi hai mai mangiato, porca miseria! Merita un sacco sto posto! Beh, loro hanno un locale anche in Australia, Sydney. Sono ragazzi di Ferrara e quindi hanno pensato di tornare a Ferrara e aprire anche qui. Quindi questo lo trovate solo a Ferrara e a Sydney in Australia. Comunque sto facendo disastro. Sì, salviette, salviette. Tamponiamo, fai schifo a mangiare, però mi viene voglia di mangiare. Però io ti frego la patatina prima di te. Impatata. Dolce, mi hai mangiato la patata dolce. Sono le mie preferite. Non so se l'abbiamo detto, ma hai ordinato il double burger, giusto? Esatto, double, double. E qui un panetto di burger pesa esattamente 120 grammi. 130. Ah, 130? Quindi 130. 160 grammi di carne, scusate. Quindi 260, io ho il panino, bacon, cipolla, cifra di roba. Tanto roba fenomenale. Prego, prego. Bandiera bianca. Come bandiera bianca? Vai avanti. No, no, era per dire. Non mi farei mica far brutta figura davanti agli amici. Proviamo le sweet potatoes. Ma sai io le preferisco rispetto alle patate normali? Sono più leggere, sono più buone. Davvero? Patata dolce non l'avevo mai assaggiata. Mai! Però devo dire che ha il suo perché. Io adoro anche la patata americana. Comunque la patata è patata, eh. Abbiamo provate tutte, dall'Europa all'Asia. Ah, che bella botte di patate. Proviamo la combinazione però. Lo sapevo che doveva fare le sue porcate. Ci sta. Allora, prima ti ho detto nell'altro locale che eri un cesso, adesso dico che sei una fogna. Quante tappe mancano? A sto punto direi ne faremo un'altra. Altrimenti chissà che grado raggiungiamo. Sì, io sono già stanco, sta tutta la giornata con lui. Ne facciamo un'altra e basta. Comunque, mio caro cognato, lancio una sfida a quelli di Norma Burger. Voglio tornare qui a mangiare tutti quanti i loro panini. Però vuole sfidare sempre tutti. Beh, di questi te ne mangerei una ventina. Considerando che hanno 8 panini, potrai finire tranquillamente. Tutto il menù con patate comprese. Hai lanciato la sfida, vedi prossimamente. L'ultima manciata di patatine. Ce l'ho proprio nascosta. Ogni lasciata è persa, eh. Poi soprattutto le patate. Ultimo pezzo di burger. Cin cin. Ah,
una delle miglior tappe in cui sono stato oggi, man. Ti è piaciuta? Mamma mia! Non perdiamoci in chiacchiere, paghi tu sto giro. No, guai, tu come sempre. E io vado! Per la sesta volta oggi pago con Satispay, oramai ci ho fatto il callo. Quanto le devo? Con 25 euro. 25 euro, e via. Accetta e via. Grazie mille! Settima tappa, mio caro cognato. Dopo il salato tocca il dolce, dove ci troviamo sto giro? Allora, Thomas, oggi in centro hai avuto un assaggino di gelato, ma se vuoi un vero gelato alla Thomas Hungry, devi venire qui all'isola, che fanno le mega coppe di gelato e adesso te la farò mangiare. Non vedo l'ora, perché quando ora di dolce mi torna l'appetito. Sono le 20:30. Porca miseria, non scherzavi, Manu? Cos'è sta roba? Hai visto? Questa è la Coppa Eden, la coppa più grande che fanno qui all'isola. Pensa, Thomas, che questa coppa, compresa la frutta, sono ben 900 grammi di gelato. E te invece cosa ti sei preso? Un piatto di spaghetti. Cos'è, una carbonara? Porca miseria. Vabbè, andiamo di gelato. Io santo, quasi un chilogrammo di gelato. Guarda che spettacolo, però. Taste test. Mio Dio, la panna. Mamma mia, che buona. Gelato al fior di latte. Non ti ho sentito ancora, però. Ah, volevi un amazing? Certo. Sta roba cos'è? Melone, forse. Melone arricciato. Fenomenale sto gelato, mamma mia. Ci voleva comunque gelato la frutta. Rinfrescante, porca sì, miseria. Tutto quello che ti sei magnato. Si sta tutti a ordinare sta roba. Madonna, fatto il gelato su me. Non si sprecano calorie. Quelle non si mangiano, Thomas, eh? Ah no, va che fragolotta. Hai mai preso questa coppa? Questa pensa che l'unica volta che l'abbiamo presa l'abbiamo mangiata in quattro noi. Sembra poca roba, ma veramente gigante. Mamma mia. Ma anche il gelato è veramente buono. T'ho detto che ti portavo nella miglior gelateria di Ferrara. Ma tu invece da cosa sai? Sono spaghetti e ragù. Adesso capire se mi stai prendendo in giro o sei serio. Praticamente sono spaghetti con gelato di crema, amarena e scaglie di cocco. Questa invece è una rosa di pera. Porca miseria, solo questa peserà mezzo chilo. Magari era un decoro, ma lui la mangia, ovviamente. E in più la frutta ti toglie la sete. Questa pastiglia è bella pesante. Cioè, ma guardate che roba. È una coppa degna di Thomas Henry. Ti potremmo farci una challenge. E Thomas, oggi di specialità penso che ne hai assaggiate. Qual è stata la tua tappa preferita? La mia, devi dirmelo tu. I cappellacci al ragù ripieni di zucca. Buoni, buoni. Anche l'hamburger non scherzava, mamma mia. Perché la pizza no? Praticamente oggi ho mangiato lussuosamente. Questo è un fiore di, non ne ho idea che frutto sarà. Melone, no? Melone. No, ma adesso non capisco più cos'è. Pesca. Ah, ok. Amici, con questo dichiaro chiusa la mia challenge. Io proseguo la mia challenge di chilogrammo di gelato dopo tutte le mangiate di oggi. Dai, vabbè, ti aiuto. Proprio quel pezzo più buono, quel melone. Per quello l'ho preso. Comunque, sempre da notare il disastro che ho fatto. Tipico di Thomas. Sai cosa? In questo coppa c'è tanta panna. Lo noto. Stavo per lutare, ma non sono tenuto. Oggi si è comportato egregiamente, quasi da signorino, dai. Vedete, scherzando è quasi la fine, eh? Purtroppo tutte le cose buone finiscono, anche se sono giganti. Se vuoi ne ordiniamo l'altra. Ultima scucchiaiata e questa volta dichiaro conclusa anche la mia challenge. Il mio caro cognato, non mi resta che andare a pagare come sempre e ci vediamo, penso, a casa per l'ultima tappa, perché sono già quasi le 9. Sì, dai, ti offrirò il caffè. Beh. Ok, vabbè, verrò a scroccare il caffè a casa tua. Infatti, scroccone che non sia. E per l'ennesima volta pago con Satispay. Quanto le devo? 20. 20 euro allora. Gelateria all'isola, 20 euro in via. Grazie mille. Semplice pagare con Satispay. Epilog. Buongiorno Ninja da Tavola. Benvenuti in un nuovo video e benvenuti in una nuova challenge. Come una nuova challenge, Manu? Guarda che cazzarola, siamo alla fine, eh. Ah, cavolo, tutte le birre che mi hai fatto bere oggi sono frastornato, non capisco più niente. E infatti sono le 22:47 e dopo gelato ci siamo dilungati per Ferrara. Abbiamo bevuto un sacco di birre e ora siamo l'ottava tappa in casa di Manuel con l'ennesima birra. Cin cin cognato. Vai. Sono refreshing, ci voleva, eh? Eh sì, eh. Beh, che dire, Manu, ci siamo divertiti oggi, no? Beh, Thomas, quando il gatto non c'è, i topi ballano. Ah, finalmente siete tornati da stamattina, eh? Il gatto è tornato. Come andate? Tutto bene? Tutto bene, sempre pagato Thomas con Satispay. Ah, buono sapersi. Comunque anch'io ce l'ho Satispay, lo sai? E quindi? Potresti fare una mancia a tuo nipote, no? La mangia a mio nipote? Ma io non ho contante. Puoi trasferirlo tramite Satispay. Porca miseria.
T'ha fregato Thomas, mettetela via. Perché con Satispay, oltre a pagare in giro per i ristoranti, come avete visto oggi, potete anche pagare bolli dell'auto, multe, bollettini o ricaricare il vostro telefono e in più trasferire denaro da un conto all'altro. Quanti soldi vuole la mia nipotina? Almeno un cinquantino, no? Allora, non mi resta che andare sui miei contatti, Marenduzzo Serena, paga 50 euro, pagamento inviato, può bastare? Per stasera sì, però per il resto torno anche domani, eh. Dai, vieni, vabbè, dai, ciao, ci vediamo alla prossima. Ciao, no? A domani, eh. Vabbè, non mi resta che ringraziare mio cognato Manuel per aver controllato questo mio cheat day in giro per Ferrara. Grazie mille, cognato. Grazie a te, Thomas. Ovviamente ringraziamo anche lo sponsor di oggi, che è Satispay. E se volete approfittare anche voi dei servizi che offre questa applicazione, vi lascio il link in descrizione dove troverete tutti i dettagli. E naturalmente, come sempre, vi lascio le calorie totali e i valori nutrizionali totali di tutta questa calorifica giornata proprio qui sopra, in modo tale che possiate vedere quanto ho mangiato oggi in compagnia di mio cognato Manuel. E come sempre, prima di chiudere, vi ricordo che se volete restare con me durante la settimana, se volete vedere i miei allenamenti, se volete vedere la mia alimentazione, se volete vedere le cazzate che pubblico, se volete essere spoilerati su ogni mia challenge, iniziate a seguirmi in Instagram, mi trovate con il nome VGThomas1987, come potete leggere qui sopra, e fatelo ninja! Fatelo! Ninja alla tavola! È arrivato il momento di chiudere il video? Noi ovviamente ci vediamo settimana prossima, appunto con un nuovo video. E nel frattempo, stay fit e stay hungry!